Oggi la mamma la portiamo davvero sul palmo della mano. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi video dedicato ai più piccoli e alle loro mamme. Un video dedicato allo scrapbooking, al lavoretto dei bambini per la festa della mamma. Faremo un bigliettino con la tecnica del collage, una tecnica bellissima. Il collage è una tecnica bellissima davvero. Se vorrete, in un video ve ne parlerò a livello artistico, in maniera approfondita. Intanto approcciamo alla tecnica con i più piccoli, perché è una delle prime tecniche artistiche vere e proprie che i bambini conoscono tra i banchi di scuola. Quindi primo video sul collage in maniera così easy e semplice, e poi piano piano, se vi andrà, lasciatemelo scritto tra i commenti o fatemelo capire con un pollice all'insù, vi farò proprio dei video sul collage artistico, sul collage, sul decollage, insomma ditemi voi se vi piace la tecnica e la approfondiremo insieme, perché è veramente molto interessante. Oggi, come vi ho detto, però spazio al divertimento e alla creatività, quella che poi è la più bella. Quindi spostiamoci sul piano del lavoro e andiamo a creare la nostra card per la nostra mammina. Ed ecco l'occorrente per la nostra card mamma in una mano. E allora, innanzitutto ci serve un'adorabile manina, ognuno avrà la sua. La mia è questa qua, bella, grande, morbidina. Ecco la manina. Saluta manina. Ciao. Ciao. Mettiamo la manina qui. Poi ci serve una penna rossa e una penna nera tipo tratto pen. Poi ci servono degli occhietti che si muovono, due o più grandi o più piccoli, non importa, l'importante è che siano due. Questi li ho presi da Tiger. Poi ci occorre qualche brillantino, io li tengo tutti qua e li selezionerò al momento opportuno. Dei pezzi di carta colorati, dei pezzi di carta da fotocopie, quindi leggeri, un paio di forbici, della colla in stick se non avete le carte adesive e della colla aceto, io questa aceto vinilica, una matita, un cartoncino chiaro, io questo color crema, potete prenderlo rosa, azzurro, rosa chiaro e poi come volete, e poi della carta vellutata. Io qui ho un album di carta vellutata adesiva. Effettivamente questo non è il mio, vero? Di chi è? Di Poti. È di Poti che me l'ha prestato per fare questo lavoretto, e all'interno di questi album che sono bellissimi trovate la carta vellutata adesiva, qua sono i ritagli che fa Enzo per fare i suoi collage di tutti i colori, giusto amore? Benissimo, noi prendiamo gialla, fungerà per i capelli, quindi ognuno il suo colore, se voi siete more scegliete la nera o marrone, rosa. Cominciamo subito. Come prima cosa prendiamo il cartoncino, la matita e la manina preferita. Tienila ferma e adesso dobbiamo ricalcare la forma di questa manina. Non muoverti, Non muovere, non chiudere, non chiudere. Uno, non muoverti. E questo è il bello. Due, tre, fermo, fermo, quattro, ok, togli la manina, e quello che abbiamo è la bella manina di Enzo. Ti piace? Adesso vedete che la manina di Enzo ha un lato quasi dritto? E allora pieghiamo in due il cartoncino, facendo in modo che la parte del mignolo sia una parte portante. Adesso ritagliamo la manina. Ritagliata la manina, abbiamo già il bigliettino. Guardate,
che si apre e si chiude. Ma adesso noi su questa manina dobbiamo costruire, guarda che bello, è come mettere la mano sulla mano di Enzo. Su questa manina dobbiamo costruire l'intero bigliettino. Prendiamo la carta velluto di colore giallo e ricalchiamo la parte superiore delle dita. Ovviamente verrà in esubero perché stiamo ricalcando in eccesso, ma a noi questo non interessa, perché a noi interessa semplicemente avere una misura che ora vi faccio vedere, che è questa, da qui a qui, che dobbiamo unire con una sorta di curva, così, ok? E adesso andiamo a ritagliare. Nel ritagliare questa curva possiamo dare vari effetti. Possiamo dare un effetto sfrangiato oppure un effetto un po' ondulato. Adesso ritagliamo il giallo. Nel mio caso basterà che spiccichi la pellicola retrostante. Se invece non avete la carta adesiva, mettete la colla sul supporto su cui andrà attaccato il tutto. Quindi metto così, al contrario, in modo che possa vedere come poggiare la mano, e vado a poggiare la manina lì dove voglio che stia. Ovviamente ci sarà un esubero di carta dovuto al fatto che la matita orla in maniera più ampia rispetto alla sagoma, e quindi vado a ritagliare l'eccesso. Io alla fine ho deciso, per fare questa merlatura che simuli la riga in mezzo e assomigli leggermente alla mia capigliatura, perché questa, ragazzi miei, diventerò io. Adesso con un puntino di colla attacco i due occhietti. Quindi con un pezzettino di carta adesiva vellutata rosa faccio due cerchietti. Qua mi aiuto con gli occhietti che non ho usato per fare due cerchietti più o meno uguali. Se volete tutti questi particolari, occhi, guance, potete farli anche con i colori, anche i capelli volendo. Io mi sto sbizzarrendo col collage perché mi diverte. Oh, una bella guancia colorita. Adesso disegniamo una bella boccuccia. E prima mettiamo il rossetto con la penna rossa e poi ripassiamo i contorni con la penna nera. Faccio una riga di eyeliner e le sopracciglia. Voilà! Oh, mettere l'eyeliner così è facile. Faccio anche un bel nasino. Così! Adesso sistemo la mia capigliatura ornandola con dei fiorellini. Faccio un quadratino da cui ricavo un cerchio. Da questo cerchio inizio a tagliare una spirale. Ok, fatta questa spirale, cominciamo ad arrotolare dalla parte finale, così, tutta la carta. Tirate bene e arrivati a questo punto smollate un po' la rosellina. Quindi nella parte finale mettiamo un punto di colla
c'è il video in cui vi spiego come si fanno queste rose, andatela a cercare, ve lo linko qui dove c'è il pallino. Tenete un po' fermo e lasciate incollare perfettamente. Fate 5 o 6 di queste roselline di dimensioni differenti. Le dimensioni dipendono dalla grandezza o piccolezza del cerchio, quindi da quanti giri verrà composta la rosellina. Io ne farò qualcun'altra rossa e poi qualcuna rosa. Ok, riprendiamo la nostra ombrettina e adorniamo i capelli con qualche rosellina. Neanche in forma cartacea voglio rinunciare ai miei punti luce, quindi gli orecchini, io, se mi conoscete, se siete stati attenti, li ho sempre. E allora cerco due brillantini e me li metto su. Brillantino qui e brillantino qui. E la nostra card è prontissima per essere regalata. Bene, spero che questa card vi sia piaciuta, che la versione di me sotto forma di mano vi piaccia. Io la conserverò come ricordo della forma della manina di Enzo e dentro farò scrivere lui una bella frasetta. Ora vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Che bella la manina che diventa una mammina. Sì, quest'anno tutte le mamme saranno coi capelli dritti dalla disperazione per stare appresso ai figlietti, ma belle e felici, e soprattutto l'orma della mano rimarrà per sempre impressa in quel bigliettino che, quando tra qualche tempo riguarderemo, ci riempirà di nostalgia per una manina così piccola che speriamo invece, una volta diventata grande, accarezzi per sempre il nostro viso. Quindi auguri a tutte le mamme, bravi a tutti i bimbi che faranno un bellissimo bigliettino per la loro mamma, e bravi a tutti i papà, a tutti i nonni, a tutti gli zii che accompagneranno il gesto creativo dei più piccoli aiutandoli a fare questo bel collage. Bene, se questo video vi è piaciuto, prendete dalla card una di quelle dita e spiattellatemi un bel pollice in su, incollatemelo, visto che parliamo di collage. Condividete questo video sulle vostre pagine Facebook, venitemi a trovare sempre comunque su Instagram, io vi aspetto con Arte per Te anche su Instagram e anche sui miei altri canali, Due Cuori, Una K e Ombretta, e naturalmente vi aspetto sempre qui per il prossimo video. Ciao, auguri a tutte le mamme!